Bentrovati F Motori, ritorniamo in corsa, ritorno il motorsport su Telefriuli. Ricordo ogni giovedì 20 e 15, la replica è la martedì 22 e 30. Con noi Corrado Ughetti, si parlerà grosso modo di rally storici, anche del Tour de Corse che lui ha affrontato, un'avventura immagino unica. E lui è, con me, d'altronde a tenere alta la media età del programma, perché gli altri due sono dei giovanissimi, classe 2005. Con noi c'è Giacomo Brunis, lo scorso anno, ricordo, pilota vice campione italiano nel Trier, nella Junior B, e da pochissimo è diventato un talento azzurro, perciò tutelato tra virgolette dalla Federmoto. Dopo un'altra fuori classe, in questo caso Super Mare Cross, perciò una crossista doc, Giorgia Blasig, un saluto a lei che verrà qua a raccontarci la soddisfazione di tenere dietro i maschietti nell'assoluto, e questa è una gran bella soddisfazione per la nostra Giorgia. Prima andiamo a vedere una notizia al volo, perché si alza il sipario sulla stagione molto ciclistica del Friuli Venezia Giulia con la gara di Enduro Country a Sacile, l'appuntamento classico di inizio stagione organizzato dal Motoclub Albatros del giovane presidente Andrea Cescon. Ricordo domenica 24 febbraio, motori accesi per la gara di Enduro Country Marathon a coppia, appunto a San Giovanni al Tempio di Sacile. Notizia dell'ultima ora, ci sarà anche Alex Salvini, il campione, ex campione del mondo, nonché secondo classificato nell'enduro lo scorso anno, in corsa con la Honda Red Moto. Ci sarà perciò anche Antonio Specie. Tra l'altro avremo al via anche Nicola Recchia, quest'anno che lo scorso anno, ricordiamo, pilota al vertice del motocross nazionale, convertito tra virgolette all'enduro. Allora noi voltiamo pagina completamente e iniziamo parlando di rally storici. Allora Corrado, ci siamo sentiti tempo fa e mi ha raccontato di questa gran bella avventura, rivivere un Tour de Corse con prove speciali in Corsica come una volta. Qual è stata l'emozione, la sensazione? Beh, l'emozione è stata grandissima, perché a parte che è un rally, uno dei rally più importanti al mondo, e poi per la difficoltà andare a correre in un posto con delle strade veramente velocissime, ma con delle situazioni veramente particolari. Poi le prove speciali erano lunghissime, che in Italia non siamo più abituati, perché si parlava di prove da in linea di 27 e la più lunga di 46 km, con Sanremo, delle medie altissime. Sanremo si arriva tanto, no? No, Sanremo, che per me è una gara tra virgolette sempre stata sfortunata, e anche stando in testa un anno, e no, è completamente differente, è proprio correre come negli anni 80, è un modo diverso, tant'è che abbiamo solo per organizzarla anche a livello organizzativo abbiamo dovuto cambiare 4 alberghi anche per le assistenze, c'è stato tutto un lavoro dietro. Una volta proprio si vive questa avventura. Senti, mezzo, parliamo anche diciamo dell'altra parte del tuo abitacolo con cui hai condiviso questa emozione, chi erano? Ecco, diamo un po' di dati. Beh, Maurizio Elia, che ho già corso con lui nel 2005 proprio alle Alpi Orientali, è un ex campione italiano di rally. Elia è un nome che ricorre, conosciuto anche nel settore. Ci siamo promessi che dovevamo ritornare di nuovo in abitacolo insieme, è stata questa occasione, che è un'occasione, mi ha dato un'opportunità non da poco. E poi l'appetito vi mangiando, cosa c'è così nel pensiero, nelle ambizioni che è futuro di Corrado Ughetti per andare così ad affrontare avventure simili a questa? Beh, in programma c'è adesso fine aprile il Marocco, che è sempre un rally storico con un'altra vettura, con una Ascona Gruppo B. È un rally sempre anche qui in linea, cioè tutte le prove non vengono ripetute, si corre 6 giorni. Sono circa quasi 2000 km di rally. Direi una bella avventura. Con noi c'è anche Giacomo Brunisso. Allora, questo anno è sfiorato il titolo italiano, però le soddisfazioni sono comunque arrivate. Quest'anno farai parte del Talenti Azzurri, perciò in questo gruppo tutelato da FMI, una bella così dimostrazione nei tuoi confronti per quello che hai fatto e per il tuo sacrificio, soprattutto di tanti chilometri, vero Giacomo? Per allenarsi, per le gare. Beh sì. Innanzitutto ti ringrazio di avermi chiamato qui. Beh, qua in Friuli diciamo che il trial è poco considerato e gli allenamenti sia dei Talenti Azzurri che delle Fiamme Oro sono principalmente in Lombardia e in Veneto, come anche le gare. Sono lunghe trasferte, ecco.
Purtroppo sì, perché diciamo che qua in Friuli l'unica zona è a Gonars, che è nella pista zona di... indoor preparata perciò. Sì, sì, a Gonars nella pista di motocross. E quindi diciamo che sono avvantaggiate la Lombardia e il Veneto, che hanno più aree, diciamo. Senti, però hai l'opportunità, non so, c'è cioè Fabio Lenzi, anche lui Fiamme Oro, tu sei nel gruppo sportivo anche Fiamme Oro, che è un pluricampione italiano, ha vinto tantissimo, è una bella anche opportunità di avere un pilota esperto come lui per rubargli il mestiere. Beh, sì, diciamo che mi aiuta molto, perché fa parte sia delle Fiamme Oro, sì, e anche dei Talenti Azzurri. Quindi diciamo che lo vedo molto spesso, mi aiuta e diciamo che mi dice i punti su cui migliorare. Senti, il prossimo anno c'è il cambio dalla Junior B, Junior A, perciò anche lì ci sarà così tanta concorrenza extra regionale. Beh sì, diciamo che Junior A sono zone decisamente più difficili, più tecniche, quindi con più sforzo fisico. Troverò dei miei coetanei, diciamo, che sono molto più allenati, forse più preparati su certi tracciati anche, perché sì, perché hanno un'età maggiore, diciamo. Anche quello, perciò sei all'esordio, a trovare quelli nella junior più grandine, perciò questo pagherai un po' lo scotto. Chi invece se l'è giocata veramente bene anche nella passata stagione nel campionato italiano Super Maricross è la nostra Giorgia Blasi. Allora, complimenti, grazie della tua presenza. Ti sei innamorata del Super Maricross? Spieghiamo come, me l'hanno detto, ma è bello raccontarlo anche perché coinvolge un po' la nostra regione, anche le zone limitrofe litorali. Ti ringrazio, per me è un piacere essere qua. E sì, la mia passione è nata proprio guardando una gara della Super Maricross a Bibione, ed è proprio da lì che è nata la mia passione. Quindi per me nel 2018, dopo 4 anni che ho iniziato a correre in moto, e vincere questo campionato, vincere la Super Maricross, per me è assolutamente un'emozione, una soddisfazione doppia, cioè proprio per me è veramente una grande soddisfazione. Ecco, un supporto innanzitutto della famiglia, perché effettivamente immagino sia anche tuo papà appassionato anche delle due ruote tassellate, però scoccata la scintilla quella volta a Bibione, da quella volta hai detto adesso deve correre il Super Maricross. Sì, assolutamente. Beh, allora mio papà era, sì, a lui è una grande passione, però è nato prevalentemente da me, perché lui lo faceva a livello amatoriale, così, però è nato. Non vinceva campionati italiani come no, te? No, lo faceva proprio così, da amatore, però è nata tutta da me la passione, e quindi per me è una grande soddisfazione. Senti, i maschietti, poi quando giustamente nel podio sono nel secondo, terzo gradino, sono tutti dietro. Qual è la sensazione? Chiaro, uno può anche pensare, questa ragazza sta davanti, è più forte di me. Tu vivi in che maniera, diciamo, questo approccio? Oppure c'è così si rendono conto effettivamente del grande valore tuo perché stai davanti? Per me, noi siamo amici. E quando siamo fuori nel paddock giochiamo come dei ragazzini normali, semplicemente quando entriamo in pista diventiamo tutte delle furie, diciamo, e ci mettiamo tutti in scontro, e ogni pilota che è dentro alla pista ha lo stesso obiettivo, cioè vincere. Quindi alla fine è un'emozione per me vincere contro tutti i maschi. È chiaro, un valore doppio quasi. Un valore doppio, veramente. Senti, allenamento come avviene, diciamo, nelle varie fasi? E io mi alleno 4 volte a settimana, 3/4 volte a settimana, e l'unica cosa che pesa, cioè nel senso l'unico sacrificio molto grande è più che altro che la trasferta, perché ci si sposta molto lontano per gli allenamenti e quindi è un grande sacrificio per tutta la famiglia. Ecco. Però ripagata anche dai risultati sui campi di gara. Sì. Assolutamente sì. Siamo arrivati al momento della videoclip, restate con noi, noi ci vediamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Videoclip. We'll be right back.
Di nuovo con voi, di nuovo F Motori, ben ritrovati per la seconda parte. Con Ancora Dughetti stavamo raccontando la sua avventura nel Tour de Corse, Corsica, rally di una volta, soprattutto lo scorso anno proprio ero in vacanza fortunatamente in Corsica e ricordo bene anche le strade molto impegnative, lì ci sono dei muretti e perciò devi stare molto attento perché la toccata è sempre dietro l'angolo e non ci sono possibilità di tagli, spesso diventa tutto molto più complicato rispetto a gare delle nostre zone, vero Corrado? Beh, assolutamente sì, perché non ci sono vie di fuga, assolutamente, o c'è il muro, il burrone, o c'è proprio la montagna. Meglio prendere la montagna nel dubbio. Sì, assolutamente sì, no, ma a parte questo, ovviamente è una gara difficilissima, tant'è che durante le ricognizioni noi abbiamo preso le note e corrette soltanto con un passaggio. Pertanto non avevamo la possibilità di star lì 15 giorni a provare tutte le prove speciali. Poi anche per la lunghezza della gara in sé. Ma è quello che mi ha stupito è le medie. Le medie sono altissime. Perfino una prova speciale facevamo la media di 100 all'ora, vuol dire che... Molto alta, considerando poi che sono prove speciali molto lunghe, di conseguenza teoricamente dovrebbero abbassarsi, invece non è così. No, al contrario, proprio questo mi ha stupito, che prove lunghissime di 30 km c'era una concentrazione elevatissima. È una gara che veramente, infatti, prima di prendere questa avventura mi sono fatto raccontare chi l'ha vissuta in quell'epoca, infatti mi ha già messo le mani avanti, guarda, è una gara veloce e ha le sue difficoltà. Poi anche durante il rally abbiamo trovato, c'è stata una variazione di tempo continuo, c'è stata anche tanta difficoltà della scelta dei pneumatici. Sapete che in una prova speciale siamo partiti con le gomme ovviamente con una mescola per una temperatura molto calda, dopo al 20° chilometro ci siamo trovati imbattuti una grandinata e ovviamente ha cambiato tutti i parametri della gara, ma è una gara molto affascinante. Immagino Tour de Corse al suo grande fascino. Senti Giacomo, parliamo di allenamento senza moto, è chiaro il trial hai una preparazione diversa rispetto a altri sport motoristici, soprattutto c'è anche l'aspetto mentale per superare gli ostacoli, cosa importante in questa specialità. Beh sì, diciamo che la preparazione fisica è importante, sì, ma almeno io preferisco andare in moto. Poi diciamo la mentalità sta nel trovare le traiettorie migliori. Perché c'è anche il seguidor, detto alla spagnola, anche che affianca poi il trialista, in questo caso lo aiuta a dare delle indicazioni su quelle che sì, poi sono il tracciato per superare l'ostacolo. Sì, diciamo che il seguidor ti dice se sei in traiettoria oppure no, se devi spostarti a destra o a sinistra, perché anche il minimo dettaglio ti può cambiare la difficoltà dell'ostacolo. Perché può esserci una punta che ti può anche far prendere un 5 inutilmente. No? 5, ricordiamo, è la penalità massima, sì, che ti fa uscire, diciamo, dal tratto, dalla zona che viene chiamato così. È chiaro, chi poi alla fine del completamento dei più passaggi nelle varie zone del trial, la meno penalità in questo caso vuol dire effettivamente portare a casa la vittoria. E poi c'è anche il no stop, qua si parla di un... differenza del campionato italiano, ci sono anche a livello internazionale, mi sembra, dove non ci si ferma proprio. Sì, il no stop è una regola, diciamo, abbastanza nuova in votazione dal 2013 al mondiale e anche all'europeo, che quindi troverò il prossimo anno, dove se ti fermi ti danno la penalità massima. Cioè, la moto deve stare sempre continuamente in fase di avanzamento. Questo. Sì. Perciò dovrai iniziare fra un po' un nuovo allenamento. Sì, bisogna prepararsi bene perché diciamo che se ti fermi è come cadere, quindi perdi abbastanza punti.
Giorgia, allora, Husqvarna, un marchio che ti ha soddisfatto perché ti ha portato a vincere l'alloro nella tua classe nel Supermarket di campionato italiano. Prossimo anno cosa cambierà? Ma per ora non sappiamo ancora che marca di moto userò l'anno prossimo, però per ora sono nel team Solaris e... Assistita anche dal Pardi, che comunque nel Supermarket Cross è un team molto ben affiattato di riferimento. Gestita, sì, sono gestita dalla scuola Cross Pardi e mi sto trovando molto bene con loro, mi stanno correggendo in molte cose e quindi niente, mi sto trovando molto bene. Senti, e poi è chiaro, esperienza ce ne vuole, poi quando c'è il salto di categoria trovi quelli che poi non sono al primo anno, bensì al secondo, per non dire il terzo, e diventa tutto un po' più complicato. Questa sì è una cosa che porta un po' di... come posso dire, diventa più difficile perché ti trovi a gareggiare con dei ragazzi che sono in quella categoria, in quella cilindrata già da tempo, quindi è più difficile. Perché magari allenarsi. Sei anche abituata a vincere, diventa un pochino... No, vabbè, non sono abituata a vincere, semplicemente dicevo che è più difficile perché... essendoci ragazzi che sono già abituati a quella cilindrata da tempo, bisogna allenarsi di più per riuscire a far bene. Questa sei te? No. Sì. Ah sì, sei te, sì. Perché avevi anche in altri casi una casacca di un altro colore, che comunque sì. Ti vediamo, ecco qua, è una delle fasi finali dove sì. Appunto hai portato a casa la vittoria. Eccola vedi qua. Che ci sono ragazzi che sono alti un metro però, e non c'è il podio, 70, ma sei te, però. Eri te davanti a tutti. Sì, sì. Corrado, bello, mi raccontavi prima fuori onda, queste cose si vivono soprattutto nel motociclismo, questi volti nuovi, queste così speranze bellissime, tante belle storie dei giovanissimi da raccontare. Beh, il motociclismo lavora molto di più che la federazione automobilistica, anche se noi in regione abbiamo due talenti, che uno è diventato campione del mondo. Enzo Travisanotto nel kart e uno... E un altro che lo sto aiutando. La Filaferro gli dai una grande mano così, anche in maniera indiretta, lo sappiamo, è un ringraziamento va anche per questo tuo lavoro. È bello vedere i ragazzi, anche ascoltandoli. Sentendo il loro entusiasmo e la voglia di comunque avere nel sangue questa competitività che aiuta anche nella vita, è bello. Mi dispiace che l'automobilismo spesso, ma anche chi come me che fa attività, non dà un occhio anche ai ragazzi o che gli dia una mano, non dico soltanto economicamente, ma anche e stradarli in una via giusta, perché sicuramente i livelli di budget sono completamente differenti, ma ci sono anche delle formule, delle discipline che, perché no, cercarli di portarli magari in un orientamento diverso invece di farli già magari salire con delle macchine impegnative che dopo magari non trovando il risultato, non arrivando al risultato, si disinnamorano di questo sport. Domanda al volo, risposta al volo. Cosa manca come gare di quelle che hai voglia di rivivere? Hai parlato Marocco, ci sei stato, ci andrai, ecco, il Tour de Corse è stato, quale sarà? Così il sassolino nella scarpa, vuoi toglierti una soddisfazione? Beh... io ho cercato di portare una formula diversa, di portare una gara analoga. Secondo me in Italia si è persa la cultura delle gare lunghissime. Infatti su 120 concorrenti eravamo soltanto due italiani in questa gara. Peccato che non c'è stato confronto con altri connazionali. E peccato, perché delle gare del genere ovviamente ti dà delle soddisfazioni quando arrivi il risultato. Non nascondo che noi su 120 alla prima tappa eravamo 36esimi e siamo riusciti ad arrivare quasi alla top 3. Beh, vuol dire che ma io inviterei soprattutto i ragazzi, i giovani, che di non concentrarsi in queste gare che ormai va di moda, e soprattutto per motivi di budget, per
per le macchine che hanno delle prestazioni ovviamente completamente diverse dalle macchine di una volta. Ma infatti in questa gara, per esempio, chi è arrivato terzo assoluto è un ragazzo francese che comunque partecipa al mondiale. Hai detto poco. Comunque sono d'accordo con te in conclusione, perché effettivamente queste gare lunghe insegnano moltissimo rispetto ad altre che magari ti danno visibilità, però di esperienza ne devi fare veramente tantissima. Parlando invece di trial, senti, è stata una bella soddisfazione. Torniamo a parlare, hanno scelto te come trial, come talento azzurro. Qual è stata la tua sensazione, Giacomo, quando te lo hanno detto? Beh, direi una grande soddisfazione. La prima cosa che mi è venuta in mente è che sono il più giovane nel gruppo, visto che sono tutti 15, 16, 17 anni. Meglio, diciamo, di tutti gli sport motociclistici in Italia per Federmoto, te in questo caso trialista, però è chiaro, siete anche in pochi nel trial, immagino, come talenti azzurri. Sì, siamo 12 ragazzi, siamo in tre che facciamo l'europeo nella categoria minore, diciamo, due che fanno la categoria dei verdi e in più ci sono due ragazzi che fanno il mondiale e anche l'europeo. Direi che perciò sei sicuramente in buona compagnia. Senti Giorgia, allora è chiaro, una passione che comunque tu vedi come nel futuro, continuare ancora, dare filo da torcere ai maschietti, perché lo stai dimostrando e anche in futuro la strada potrebbe essere quella. Ma guarda, conosci Chiara Fontanesi? Certo, certo, infatti la stimo molto e sì, per me sarebbe un sogno riuscire a fare del mio sport un lavoro, quindi... Anche se sì, chiaro, il motocross già fatica, perché Toni Careoli non ha la visibilità che dovrebbe avere la stessa Chiara Fontanesi, pluricampionessa del mondo di motocross, è una fuoriclasse assoluta, però la determinazione a te non manca, vuoi arrivare, gli obiettivi li hai ben presenti quali sono e per ora li stai centrando. Sì, sì. Sì. Staremo a vedere, no? Perché sì, il futuro è tuo. D'altronde classe 2005, come Giacomo, avete un futuro veramente davanti, lui per il trial e te chiaramente per il Supermare Cross. Sì. È tutto per F Motori, grazie Corrado Ughetti, abbiamo un po' parlato di quelli che sono i rally storici, lui ha partecipato tra l'altro anche al Tour de Corse, quella fantastica gara in Corsica, pronto tra l'altro a trasferirsi poi in Marocco e poi per il nostro trialista entrato nel Talenti Azzurri, Fiamme Oro, grazie alla presenza di Giacomo Brunis e poi Giorgia Blasic, un saluto anche a lei che ha messo dietro tutti, campionessa italiana Super Mare Cross, un arrivederci, una buona stagione 2019 un po' a tutti, grazie, noi ci vediamo la prossima settimana, videoclip finale, ciao!